Allora, siamo in fase d'arrivo, di conclusione della mostra Presepi qui alla Pinacoteca Albertina e come avevamo già annunciato fin dall'inizio, oggi si mettono all'asta i presepi che sono stati costruiti con i personaggi che i bambini hanno portato durante la mostra. Sono statuine costruite dai bambini, disegnate, eccetera, che sono state messe insieme da Sandra Coluccia, molto nota nella nostra città per i suoi presepi in cassetta. Quindi c'è una grande cassetta con la maggior parte dei personaggi e poi ce ne sono altri due e tutto verrà messo all'asta allo scopo di raccogliere fondi da mettere a disposizione dell'UGI, l'associazione di genitori che gestisce la struttura di Corso Unità d'Italia 70, che è una struttura a disposizione delle famiglie che hanno i bambini ricoverati nel vicino ospedale infantile. Ci è sembrato una cosa bella alla fine di una mostra come questa. La mostra veramente proseguirà fino a domenica e quindi gli ascoltatori che non l'abbiano ancora vista sono invitati a approfittare di questi giorni che ancora ci saranno. Dicevo, ci è sembrata una cosa bella, dato l'argomento della natività, eccetera, fare un'iniziativa a vantaggio dei bambini malati e delle loro famiglie. Diciamo che ha un duplice valore, da una parte quella di sottolineare a chiusura un bel evento che è stata questa mostra dei presepi organizzata in concomitanza con il periodo natalizio dall'Accademia delle Belle Arti e dall'altro per l'ennesima volta creare un collegamento tra il valore dell'investimento culturale e la solidarietà. Se la cultura, come io penso, è uno degli elementi costitutivi di una comunità, la cultura e anche questa formula, diciamo, di mettere all'asta per raccogliere dei fondi per fini sociali dimostra ancora una volta quanto le comunità abbiano bisogno di trovare elementi solidali. E quindi l'idea che al termine di una bella mostra come questa alcune belle rappresentazioni dell'arte del presepe italiano possano servire per manifestare concretamente la solidarietà verso, diciamo, i più deboli, è un elemento che secondo me si inquadra in una percezione della cultura a 360 gradi.